visitando le nuove opere al Foro Mussolini. Ecco lo stadio dei Cipressi, il grande stadio olimpionico, tutto in travertino a quattro ordini di posti, che avrà un campo di calcio di grandezza massima e sarà capace di 50.000 spettatori. I lavori già avanzati mostrano l'ampia platea e le gradinate, dando una chiara idea dell'aspetto monumentale che avrà a costruzione ultimata. Le terme comprendono una piscina scoperta e un gruppo di piscine coperte con tre grandi vasche. La maggiore che vedrete ora, lunga 50 metri per 18 di larghezza, con una profondità massima di 5 metri, è contenuta in un vastissimo salone dalle mura affrescate e sulle cui gradinate e balconate potranno trovar posto circa 2.000 spettatori. Sarà dotata di trampolini a sollevamento automatico graduale, dai 3 ai 10 metri, e provvista di spogliatoi maschili e femminili, di sale di ritrovo, bar e di ogni comodità moderna. Ecco i campi di tennis. Ed ecco le due masse distinte, collegate da un passaggio coperto, dell'edificio dell'Accademia Fascista di Scherma, completamente rivestito in marmo all'esterno e all'interno. Gli ambienti ariosi, adorni di pannelli decorativi allegorici, con alti soffitti e stucchi incisi, costituiscono un chiaro esempio di moderna architettura e di sobrio, razionale arredamento. Qui presso sorge la nuova statua Alba Lilla, con il moschetto in spalla, vigoroso simbolo delle nuove generazioni italiane cresciute sotto il segno del Littorio.